Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Aspetta Marce, prima delle domande voglio dire una cosa, ci tengo particolarmente, perché poi domani comunque vadano le cose non avrò tempo né modo di farlo. Oggi abbiamo fatto sicuramente l'ultimo allenamento di questa stagione, quindi mi sento di ringraziare tutto il mio staff per quello che mi ha dato, che è tanto. Mi sento di ringraziare i medici, i fisioterapisti, lo staff sanitario completo, perché sono stati fantastici, soprattutto nell'ultimo mese dove si giocava ogni 3 giorni, la segreteria che sta facendo i salti mortali per accontentare più gente possibile, e la società per la loro vicinanza e per tutto quello che hanno fatto in questa stagione, che è stato veramente tanto, e mi hanno dato, a me personalmente hanno dato molto, e io spero di aver dato loro qualcosa. Quindi questi ringraziamenti sono dovuti indipendentemente da come andrà a finire domani, e ci terremo a farli oggi. Adesso possiamo andare. Sembravi quasi arrabbiato. Sembravi quasi arrabbiato. Sei teso? È giusto, ma io ripeto, io ero più teso fino a stamattina prima dell'allenamento. Io la partita la vivo prima, perché quello che posso fare io chiaramente è prima. Durante devo solo guardare, devo cercare di capire cosa sta succedendo se ci riesco, per dare una mano a questi ragazzi che comunque stanno facendo la loro partita. Quindi sono teso, come è giusto che sia. Fiorenzo, nel modo giusto. Ecco, mi si è visto che lei non è teso, la tensione gliela carico io a questo punto. È stata una settimana micidiale dal punto di vista mediatico, siete stati investiti da invettive, da proteste, da critiche a tutti i livelli, pur se la Calciolecco 1912, lo ricordiamo, non ha arbitrato la gara. Ecco. La sensazione, lo dico come provocazione, ma da osservatore professionista, in qualche modo super partes, è che voi partiate da 0 a 1, perché a questo punto, anche se l'arbitro Di Marco è uno degli arbitri obiettivamente migliori di tutta la Serie C, probabilmente l'anno prossimo arbitrerà in Serie A, siamo esseri umani, e tutta questa pressione mediatica, questo clamore sovranazionale addirittura, che si è scatenato dopo l'arbitraggio di Kevin Bonacina, non può, umanamente, siamo tutti esseri umani, non può non influenzare un direttore di gara che domani sarà chiamato, possiamo dirlo senza esagerare, in Mondovisione, ad arbitrare un incontro di questo tipo. La città è sotto pressione, ci sono, virgolette, lo dico fra virgolette, voci di calate di migliaia di tifosi senza biglietto, c'è questa protesta che è divampata addirittura in Parlamento contro un arbitraggio di Kevin Bonacina, senza entrare nel merito, che avrebbe favorito Lecco, naturalmente usiamo il condizionale, e mi dica lei come un direttore di gara giovane, seppur, lo ripeto, bravissimo e stimatissimo, può non essere influenzato in una partita di questo tipo. Di tutto sto pippone posso dire non me ne frega un cazzo, adesso lo dico proprio papale, cioè non me ne frega niente, sono sincero, ma proprio non mi interessa, anche perché non ci posso fare nulla. Io sono sempre, io sono ancora uno che vive di sentimenti e che ha fiducia nella professionalità del prossimo in tutto quello che si fa. Poi possiamo discutere un errore piuttosto che un altro, ma sono sempre convinto che un professionista è un professionista, come lo è l'arbitro di domani e come lo è stato l'arbitro precedentemente, dove tra l'altro, video alla mano, non mi sembra che abbia sbagliato nulla. Quindi detto questo, sono sincero, io mi sono sempre affidato ai direttori di gara con estrema fiducia, ho sempre ritenuto che la nostra categoria in Italia degli arbitri è una categoria forte, brava,
fra i migliori al mondo, mi permetto di dire, non da, e si parte dalla C, perché la scuola degli arbitri che abbiamo in Italia è una scuola efficace, importante, gestita da persone che sanno fare il proprio mestiere. Quindi io ho grande fiducia nella professionalità della gente. Dopo, ripeto, ognuno può pensare di vincere o di voler vincere le partite come meglio crede. In campo ci sono due squadre che si batteranno domani per una finale dove chi è più bravo vince alla fine, né più e né meno. Quindi io sono, da questo punto di vista, non mi sono minimamente preoccupato, non mi sono mai preoccupato degli arbitri, non mi preoccupo adesso. Se dall'altra parte poi posso dire che mi fa sorridere un senatore, un onorevole che si preoccupa della partita Foggia-Lecco con tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese, onestamente mi fa proprio ridere questa cosa. Quindi se però riteniamo che il nostro paese, l'importanza di gestire, un onorevole di Fratelli d'Italia ha l'importanza di gestire questa cosa più di altre, non lo deve dire a noi, lo deve raccontare a gli altri 60 milioni di italiani che sperano di migliorare il nostro paese in altro modo e non nella decisione di chi arbitrerà Foggia-Lecco, Lecco-Foggia. Ma questo è un mio modesto parere, un mio modesto pensiero che non vale nulla, se vogliamo. Però visto che c'è stata la domanda e ho letto e ho sentito quello che è successo, detto questo, domani ci saranno due squadre che all'andata in modo molto corretto, perché è stata una partita anche corretta, gestita da un arbitro e giocata da due squadre davanti a un pubblico meraviglioso, altrettanto corretto. Quindi io credo che fare delle polemiche, delle cose su cose che poi non sono successe e che forse succederanno, sinceramente è giusto essere pronti, preparati, però sono sincero, rimane una partita di calcio, pensiamo che è importantissima, per carità, sia per una che per l'altra, può cambiare i risvolti della prossima stagione, del futuro di queste due società, però rimane una pagina di sport e come tale va considerata, perché altrimenti se cominciamo a fare delle guerre per queste cose, dopo non ci lamentiamo e dopo è normale che poi scoppia anche la guerra in Ucraina e che mi auguro che prima o poi finisca questa roba qua. Quindi sinceramente, e ripeto, gli onorevoli hanno le cose più importanti a cui pensare che la partita fra Foggia e Lecco, magari facessero i tifosi, ma da tifosi e non da onorevoli. Grazie, buonasera. Ecco, mister, chiaramente voi vi tenete dentro soprattutto il gran primo tempo dell'andata, immagino, in cui avete giocato nettamente meglio, e poi anche il sapervi difendere dalla ripresa, al di là dell'inizio in cui forse vi siete dovuti anche un po' riassestare dal punto di vista tattico. Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, Ardizzone come sta, anche Battistini come sta, Giudici credo che insomma sarà anche della partita, visto che non ha 90 minuti così intensi nelle gambe. Sì, no, Ardizzone lo portiamo in panchina, ma è stirato, nel senso che Ardizzone sappiamo che difficilmente, però domani mattina faremo un ulteriore test, difficilmente sarà recuperabile, così come Ilari, che comunque saranno tutti e due, saranno in panchina, e poi sai, essendo l'ultima partita, se proprio siamo perdi qua, abbiamo bisogno magari pensare che anche con una gamba sola vogliono entrare in campo. Quindi per quanto riguarda abbiamo diversi acciaccati, come è normale che sia, soprattutto sì, recuperiamo Giudici dalla squalifica, recuperiamo Battistini che e insomma poi siamo quelli che siamo. Per quanto riguarda la partita, io l'ho già detto, noi non dobbiamo pensare a quello che è successo all'andata, noi l'andata l'abbiamo già cancellata dal giorno dopo, noi dobbiamo pensare che c'è una finale che ci giochiamo in casa, basta, e non abbiamo nessun vantaggio perché sono due squadre forti. Foggia per gli elementi che ha è anche molto più forte, quindi, ma lo ha già dimostrato, e quindi noi dobbiamo sapere che se vogliamo portare a casa un buon risultato
dobbiamo fare una prestazione sopra le righe, anche meglio di quello che siamo riusciti a fare all'andata, perché sarà così. Non ci dobbiamo scoraggiare se le cose si dovessero mettere male, come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo insistere e soprattutto noi sappiamo che dobbiamo, come sempre, per fare un risultato importante, possiamo farlo solo attraverso la prestazione. Adeguarsi alle circostanze, al sacrificio, al campo, la prestazione è fatta di grande attenzione, di tutte quelle componenti che ci hanno permesso di arrivare qui. E noi domani dobbiamo prendere un pezzettino di buono di tutto quello che abbiamo fatto da settembre a oggi e metterlo tutto in campo, perché domani è la partita, è l'ultima proprio di tutti i professionisti, giochiamo solo noi, e quindi dobbiamo sapere che il giorno dopo si va in vacanza, non c'è, nel bene e nel male si va in vacanza, quindi assolutamente domani è la partita dove noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, lo dobbiamo mettere dentro per cercare di terminare questa stagione al meglio. Federico, pozione. Mister, si può dire che l'arma in più dell'Ecco in questi playoff siano state le palle inattive, 7 gol su 10 segnati da palla inattiva, comunque da calcio da fermo. L'Ecco spesso e volentieri si è trovato a macinare gioco anche su campi difficilissimi per poi concretizzare attraverso la palla inattiva, le deviazioni. No, un po' tutti. Abbiamo subito tanti gol su palla inattiva, forse tutti i gol che abbiamo subito, perché, ma non soltanto noi, quindi sono partite talmente equilibrate che è chiaro che gli episodi nascono da palle inattive e quindi sono quelle che in questo momento determinano un risultato. È per quello che dico che non possiamo pensare niente di una partita equilibrata dove può succedere di tutto, dove noi dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra con grande attenzione in quella difensiva e con grande determinazione e concretezza in quella offensiva, né più né meno, senza pensare a nient'altro. La nostra filosofia, quella di sempre, deve essere e deve restare questa qui, quindi sì, i dati dei calci piazzati non sono solo per noi, sono per tutti quelli che stanno facendo i playoff, anche per il Cesena, anche per il Pordenone, così come per il Crotone, perché è chiaro che si arriva anche stanchi, logori, siamo alla fine del campionato, 47esima partita che facciamo, quindi ci sono giocare ogni tre giorni, sicuramente i muscoli sono un po' logori, anche la testa sicuramente comincia. Ci sono tante piccole cose che fanno sì che i calci piazzati possano essere determinanti, ma lo sono un po' in generale anche durante il campionato queste cose, solo che sai, adesso giocando ogni tre partite magari è tutto più ravvicinato, però che i calci piazzati determinano l'80%, 70% delle partite, determinano il risultato, è risaputa non soltanto adesso, quindi ci vuole grande attenzione in fase difensiva e ripeto, concretezza e convinzione in fase offensiva. Altre domande? Al di là di come andrà, se si ferma un attimo e ripensa quest'anno, quali sono le, ripensa sui ragazzi, ripensa ai tifosi, al pubblico, quali sono le immagini che le passano per la testa? Mi viene la pelle d'oca. Io credo che il mio arrivo qui è stato da libero cuore, perché la lettera, non so se voi ce l'avete, io ce l'ho ancora quella lettera lì, la lettera di benvenuto che è stata scritta dai tifosi, dalla curva, nel giornalino dei tifosi, sia stata la cosa che mi ha riempito di responsabilità nei confronti di questa gente. Io in quel momento lì, il giorno che sono arrivato, quella lettera lì, non vi sto dire cosa ha fatto scattare in me, ma mi ha fatto sentire veramente in debito e sinceramente non pensavo così, cioè non pensavo di regalare, diciamo,
quello che stiamo regalando, indipendentemente da come andrà a finire, però la possibilità di riempire lo stadio più volte, di vivere comunque queste emozioni indipendentemente da tutto, e quindi quel momento lì lo ricordo ancora, ce l'ho bello stampato limpido nella mia testa. Poi dopo ci sono sicuramente, durante la stagione ci sono state degli episodi, delle situazioni che mi hanno riempito, insieme ai miei ragazzi, insieme alla società, e quindi, ma anche le difficoltà ci hanno aiutato a crescere. Ci sono tante, troppe cose per elencarle, però Fiorenzo, mister, siamo all'ultima tappa. Che effetto le fa per l'ennesima volta essere sfavorito? Il solito effetto, io lo dico da sempre, noi siamo sempre la vittima predestinata, lo siamo da quando sono arrivato qua, e quindi anche domani saremo la vittima predestinata, ma va bene così, non succede nulla. L'effetto di essere sfavorito mi dà solo la possibilità di voler dimostrare comunque di essere all'altezza. Questo, perlomeno a me personalmente, mi stimola questa cosa, perché comunque non è facile poi sempre dimostrare di essere all'altezza e di andare contro chi parla, perché sai, nel calcio poi parlano tutti, meno male, siamo 60 milioni di allenatori, di giocatori, tutti hanno la loro, e il bello del calcio è perché è opinabile, quindi bisogna rispettare, va bene tutti. Purtroppo è più facile parlare male che parlar bene, ma anche di questo, come ho detto all'inizio della conferenza, me ne frego altamente, perché comunque la mia persona è la mia persona e non cambia se vinco o se perdo, non cambia se salgo o se retrocedo, la mia persona rimane sempre la mia persona. Chi poi mi conosce magari mi può apprezzare. Ho tanti nemici, ma come si dice, tanti nemici, tanto onore. Rimango sempre lo stesso, però.